Buongiorno. Allora, spero di riuscire con la luce a non creare ombre, quantomeno non troppe. Sicuramente non quella del cellulare. E la location, l'avete vista, è sempre la stessa, ma con un orientamento differente. Faremo un interattivo con due varianti, con Ariete, Scarabeo. Andiamo a vedere lui o lei cosa pensa di noi. Allora, prepariamo le nostre carte. Messaggio per tutti. Un 5 di spade. Sappiate che alla fine, qualunque sia la cosa che state facendo in questo momento, proprio in questo momento in cui state vedendo l'interattivo e quindi compare questo 5 di spade, riuscirete ad avere la meglio, riuscirete a sapere la verità, riuscirete a disinnescare eventuali comportamenti scorretti nei vostri confronti e le persone, uomini, donne, singola persona o gruppo di persone, quindi lavoro come vita privata, che volevano farvi le scarpe, in realtà non ci riusciranno e dovranno battere la ritirata con, diciamo, sguardo di, non di disprezzo da parte vostra, ma un po' di rassegnazione e delusione. Ecco, queste persone dovranno comunque guardarvi negli occhi. L'unica soddisfazione che potrete avere è solo questa. Alla fine le difficoltà rimarranno lì, ma diventeranno inutili ed innocue per voi, quindi le potrete raccogliere, accantonare e decidere di farne quello che volete, perché a volte una difficoltà di per sé può essere comunque carburante per qualcosa di positivo. L'importante è sapere che c'è quella difficoltà, per l'appunto. Il problema è quando non lo sapete e queste spade diventano, da amici e conoscenti, delle pugnalate alla schiena. Sì, lo so, c'è rumore di fondo, è vero, in questo angolo di via c'è un bar carinissimo, in questo bar carinissimo tante persone si fermano a fare colazione, chiacchierare e inoltre snodo di traffico vario, l'incrocio, ma noi ce la faremo ugualmente. Anche perché io ci penso sempre. A cosa serve meditare, cercare di diventare persone centrate in se stesse, se poi alla fine, giustamente, le piccole difficoltà ci infastidiscono? Oggi le carte ci vogliono parlare a prescindere dall'interattivo. Fanciulli, qui è il momento, fanciulli fanciulle, di scendere da questa posizione scomoda. Guardate che siete liberi, tranne un piedino che va sciolto. E vi sta chiamando giù la vostra vita, ma la cosa particolare è che qui non siamo solo in alto, ma siamo molto più in alto già delle cose alte. E questa testa illuminata, vi state chiudendo troppo nei vostri pensieri. Qui bisogna rimettere i piedi a terra, non è solo capovolgere la posizione, ma vedete le fronde degli alberi, noi siamo ancora più su. Vi state allontanando troppo, ci stiamo allontanando troppo, il che vuol dire anche andare incontro ad una deriva. E anche una deriva spirituale può diventare poi pericolosa se si perdono i punti di riferimento. Quindi cercate di capire queste due carte che si sono presentate cosa vogliono comunicarvi. Allora, questi piccoli inconvenienti li avremo perché voi sapete che ho difficoltà nel mescolare le carte in questo modo. Voi direte cosa cambia? Le mani sono sempre quelle, sicuramente. Mi avete detto no, vabbè. Come non detto, oggi andiamo di chiacchierata prima dell'interattivo. Allora, vittoriosi, vincenti, accolti, ma soli. Una vittoria fine a se stessa, una vittoria di Pirro. È stato facile perché in un momento di gloria vi hanno accolto tutti. Vi state anche rendendo conto in questo momento della vostra vita che effettivamente le persone che vi circondano, che si stanno allontanando, quando hanno avuto bisogno, vi hanno cercato e osannato, un pochino come quella famosa giornata Domenica delle Palme, tutti ad accogliere e la settimana praticamente dopo, anche se poi le tempistiche non sono queste, a crocifiggere. Siete un po' sul chi va là, però sappiate anche, riallacciando queste carte con quelle di prima, che riuscirete a disinnescare gli eventuali, comportamenti
comportamenti ambigui più che altro e scorretti nei vostri confronti, però allo stesso tempo con la carta dell'appeso bisogna rimettersi in cammino, in marcia, perché rimanere qui sul nostro trono poi alla fine vuol dire anche accontentarsi di questa zona di comfort, ma un castello per quanto grande, se non si ha il coraggio di uscire fuori, diventa una prigione, così come quell'appeso per quanto in alto, se non si ha il coraggio di tornare nella vita, quell'eremitaggio diventa una solitudine più condanna che ristoro. Sì, noto che le mie mani sono sempre macchiate di smalto. Fatto ciò, e poiché ci siamo concessi anche il gossip, e poiché tanto non riusciremo a fare questo interattivo quest'oggi, niente, proprio devo fare un corso di rimescola la carta, riuscendo ad utilizzare in maniera corretta le tue mani. Il mio maestro dice sempre: provate ad essere presenti in voi quando fate un qualsiasi gesto. È la prima forma di meditazione. Se non vi riesce di fare le cose semplici, come potete pretendere di andare avanti in un percorso interiore? Non ci riuscireste, se non con maggiori difficoltà. Ce la facciamo, ce la faremo, chi lo sa. Un'altra battuta che mi piace tanto, che poi è anche reale. Ce la faremo? Si spera, perché altrimenti ci si faranno. Allora, magari, meglio tentare di farcela. Ariete, scarabeo, concentratevi. Allora, prendetevi tutto il tempo necessario, altrimenti fermate l'interattivo oppure riapprozzate il video tra un po'. Andiamo a vedere questa persona cosa pensa di voi. Vediamo un po'. Scarabeo lo spostiamo e lo mettiamo qui nelle retrovie. Ora devo capire come sistemare il nostro testimone. Lo metteremo qui, ben visibile. Perfetto. Cosa pensa questa persona? Innanzitutto che voi vi siate ritirati dalla vita in società e di società, che siate diffidenti, che vogliate mostrarvi molto più freddi, fredde di quello che siete veramente, e che in fondo vi stiate convincendo che questa sorta di morte apparente sia la risposta ai vostri problemi. Questa persona sta cercando di avvicinarvi, di entrare in contatto con voi, anche con molta attenzione, con molta cura, in punta di piedi, con il rispetto dovuto a chi emana comunque un'energia molto carismatica nel bene e nel male, e soprattutto a chi, diciamo, fa passare quasi un'immagine solenne della propria persona. Qui diciamo che si è lavorato tantissimo circa l'immagine pubblica, l'idea che si vuole dare di sé, probabilmente anche un ruolo sociale di spicco, una posizione lavorativa importante, però è una persona questa qui, e quindi il pensiero che ha su di voi, a meno che non siete voi a pensare queste cose dell'altro individuo, ecco, il pensiero che ha su di voi è di curiosità che nonostante tutto non rispetta i divieti, perché evidentemente avete preso distanza, non vi fidate, siete sulla difensiva, vi mostrate anche piuttosto aggressivi nel vostro silenzio, che è un muro impenetrabile. Ecco, è come se voi apparteneste a un'altra epoca, ma non intendo come anagrafica, ma proprio come condizione interiore. E quindi è come se non ci fosse comunicazione e neanche possibilità di tradurre due linguaggi l'uno nell'altro, perché del vostro linguaggio è andata persa la tavoletta, quella con le lettere, no? Da prendere come punto di partenza per ricomporre poi tutto il nostro papiro con i suoi geroglifici, per tirar fuori tutta la storia che vi è trascritta sopra. Quindi
Quindi questa persona sta giocando un pochino all'esploratore, un po' anche all'Indiana Jones, è una persona molto curiosa e sicuramente non vi molla, quindi sta un pochino girando intorno. Ha avuto forse bisogno di una guida, l'ha cercata, non l'ha trovata, ecco, deve andare da sola. Certo non ci sono indizi, cioè manca tutto quello che potrebbe rivelarsi utile. Non è facile per questa persona riuscire a entrare dentro questo luogo che si mostra come un luogo sacro, ma è un luogo con la porta chiusa e questa porta chiusa è chiusa con molte mandate e soprattutto è un controsenso perché questa persona non riesce a capire come mai, pur non volendo abusare né volendo prendere né pretendere, al suo bussare alla porta non si presenta nessuno, neanche per dire no, siamo al completo. Cioè, qui c'è proprio il tentativo di allontanare chi vi sta avvicinando con una chiusura totale. Potrebbe essere per paura, potrebbe essere perché non vi interessa, potrebbe essere perché la situazione vi fa preoccupare o perché l'avete semplicemente scelto, avete deciso così. Però diciamo che state dando proprio una sensazione di refrattarietà. Possiamo dirlo, suona male. Comunque sì, state respingendo qualsiasi approccio. E questo approccio è un chiedere a cui non giunge risposta. È che queste domande comunque voi le avete sentite, quindi dentro di voi l'interrogativo, il dubbio comunque è rimasto e ha iniziato a mettere radice. Quindi, cosa pensa questa persona di voi che siete comunque state toccate dal suo tentativo di approccio? Pensa che ci sono delle ottime possibilità che se solo voi, le concedeste fiducia, lei riuscirebbe a portare qualcosa di buono nella vostra vita. Sicuramente il pensiero è banale, sicuramente potrà essere superficiale, sicuramente potrà essere anche una sorta di imposizione che questa persona sta facendo verso di voi e questo che a voi vi dà fastidio. Non è tanto la persona o l'idea che ha su di voi, è il fatto che questa persona è convinta che la sua idea sia giusta e che voi dobbiate accettarla nella vostra vita perché è un elemento necessario che vi migliorerà la vita, quando voi potete benissimo dire: ma io sto bene come sto. Certo, magari c'è un legame karmico con questa persona che deve comunque giungere e lasciarvi qualcosa. È come se voi in una incarnazione passata, ecco, aveste effettuato un ordine e il corriere oggi vi deve necessariamente consegnare il pacco, perché tra l'altro lo avete anche pagato e non lo può riportare in magazzino, perché altrimenti gli darebbero un feedback negativo e perderebbe poi la sua posizione, non lo so, buona in azienda. Quindi questo corriere vi inseguirà fino a quando voi non aprirete la porta, non firmerete il foglio che vi deve mostrare e non vi, diciamo, prenderete questo pacco. Di conseguenza è molto accanito, accanito, però vi posso dire che non ha assolutamente un'energia brutta nei vostri confronti e che effettivamente farla o farlo avvicinare a voi non può portare nulla di negativo. Nella peggiore delle ipotesi non cambia nulla, altrimenti può arrivare qualcosa di buono. È una persona concreta, una persona di valore, è una persona dall'animo buono, una persona che vuole condividere quello che ha, e è una persona che si è guadagnata quello che ha, però da un certo punto di vista lo ha anche meritato un pochino come discendenza dall'alto, meriti che gli vengono da incarnazioni passate. È una persona nobile, se non lo è, diciamo, a livello pratico, lo è nell'animo. E comunque non è una persona che ha fretta. Il cane di sotto è quello della vicina che fa rumore, il cane è come la vicina. Quindi sappiate che fuggire non è possibile. Certo, non si metterà lì davanti la vostra porta per farvi venire l'ansia e farvi vivere male, assolutamente. Però sappiate che nel suo pensiero voi siete comunque piazzati bene, ecco, tra il podio, ecco, sul podio dei suoi pensieri. E a un certo punto la strategia che ha deciso di adottare questa persona, poiché ha capito che non c'è trippa per gatti in questo momento, è mostrarvi quello che vi vuole dare e non è quello che pensate voi. Vi vuole dare semplicemente qualcosa di importante, vuole, diciamo, effettuare una sorta di passaggio del testimone. Ti voglio affidare una cosa importante, voglio che sia tu a proteggere questo qualcosa. Ecco, e voi fuggite perché? Perché pensate, oddio, questa persona mi sta portando un compito importante da svolgere. No, vi sta portando affetto, vi sta portando
pace, vi sta portando amore, vi sta portando abbondanza, vi sta portando sentimenti e vi sta dicendo dissetati perché qui c'è tanto e questo tanto che può giungere anche ad altri individui, altre persone, io lo voglio condividere innanzitutto con te. C'è qualcosa che mi lega a te, c'è un affetto che mi porta verso di te e c'è proprio la mia gioia, anche egoistica magari, di voler dare a te questo qualcosa che io posseggo in abbondanza. Quindi cosa pensa di voi? Che voi siete una persona degna e valida di ricevere qualcosa che lei, lui sa di possedere e sa anche, tra l'altro, che questo qualcosa ha un valore, non dico inestimabile, però ha valore in un'epoca in cui magari si sta sempre più, diciamo, andando alla deriva nell'effimero. Allora, però c'è un'altra persona e quest'altra persona è sull'attenti, vi sta osservando, vi sta guardando e vi sta valutando e voi sentite molto il peso dello sguardo, del pensiero e delle opinioni di quest'altra donna o uomo. Ed è come se voi foste sottoposti a una sorta di giudizio. Voi temete questo giudizio, quindi siete chiusi nei confronti del nuovo che arriva perché è come se il vecchio fosse ancora in grado di punirvi. Io sono qui, sono la giustizia, ti sto valutando, fai qualcosa di sbagliato e sarai punito. Ecco, però questa è una sorta di diciamo allucinazione, una sorta di torpore dell'animo a cui vi ha condannato qualcuno di carismatico più di voi. Quindi c'è una sorta di sudditanza psicologica nei confronti di una donna o di un uomo che fa parte del vostro passato presente e che nei vostri confronti si sta ponendo in maniera molto dura. Ed è per questo che voi state rifuggendo questo amore che risveglia in voi speranza, ma anche tanti dubbi. E voi avete capito quanto vale quello che la vita vi sta portando e avete anche capito cos'è che la persona in questione pensa di voi e avete anche fiutato la sincerità del suo affetto, però è come se in questo momento voi non poteste fare altrimenti. È magari un'illusione, dovete togliervelo questo mantello, dovete cercare di percepire oltre le apparenze e anche le apparenze dei comportamenti altrui. Avete presente quando qualcuno vi fissa, un po' come facevamo quando eravamo piccoli, la mamma che vi guardava negli occhi e captava il vostro sguardo e vi immobilizzava con lo sguardo, no? Non vi permetteva di guardare di lato, ecco, e vi inibiva le vie di fuga e quindi il suo rimprovero diventava talmente diretto da inchiodarvi dinanzi l'evidenza dei fatti o addirittura avvalorare fatti mai accaduti. Ecco, questa donna ha questo ascendente su di voi, o magari un uomo, però ha un ascendente così forte perché probabilmente vi mette in contatto anche con un conflitto interiore con i genitori, un qualcosa che viene da quando eravate piccoli e voi subite molto questo modo autoritario di relazionarsi con voi. Ecco, e non riuscite a staccarvi dal fatto di dover, tra virgolette, obbedire. L'altra persona vi guarda con amore, l'altra persona vi attende, l'altra persona spera che voi ricambiate lo sguardo. Non lo so, fatemi sapere. Passiamo a Scarabeo. Cosa pensa di voi questa persona? Cosa pensa di voi questa persona? Questa persona vi sta aspettando. Dice: io la parte mia l'ho fatta, sono qui davanti a te, ho rispettato l'appuntamento, sono arrivato, arrivata anche in anticipo, bello come il sole, guarda in fronte a me con questo sole, sono il tuo punto di riferimento, sono una coordinata importante della tua vita, sono qui con la mia biga, vieni, ti do un passaggio, riprendiamo il cammino insieme. Ti aspetterò ancora, probabilmente non ti aspetterò per sempre, però nel frattempo sto recuperando energia, forza e anche motivazione per riprendere il cammino, sto facendo riposare i miei cavalli, il pensiero e i sentimenti, quindi gli impulsi e la razionalità per riprendere poi questo movimento verso il futuro. Cosa penso di te? Bello mio, penso che tu stai chiedendo troppo
tempo e che quello che ti sto offrendo è più che giusto, corretto e sufficiente. Io passo con il mio carro, la mia biga, davanti ai tuoi piedi e tu mi stai chiedendo, pur conoscendomi bene, chi sei, che vuoi, che fai, in dove vai, un fiorino. Cioè, mi stai chiedendo ulteriormente un, diciamo, un dazio da pagare quando io ho già pagato tutto nei tuoi confronti ed è quasi giunto il momento che tu riesca a ricambiare quello che ti ho già dato nel passato, anche perché non ho solo pagato, ma io ho anche anticipato per il futuro. Tu mi hai fatto grandi promesse, mi hai detto che avremmo ripreso il cammino insieme e che da questo momento in poi la nostra vita da io tu sarebbe diventata un romantico noi, invece stai sempre dentro casa tua, non sei uscita, uscito dalle tue relazioni e mi stai semplicemente dicendo che ancora non è giunto il momento, che devo ancora aspettare, che devo pazientare. Sappi che io non mi lascio più abbindolare e soprattutto non sono più disposta, disposto a pagare per nulla di fatto. Per un nulla di fatto, perché poi indietro non arriva nulla, non c'è nessun prodotto, quindi io sto per incamminarmi. Io mi sono pacificato interiormente. Il motore che riesce a trainare la mia biga, i miei pensieri e i miei sentimenti sono in pace tra di loro. Quelli che erano dubbi sono diventate evidenze e quello che mi attirava sta diventando più che altro un gorgo che mi vuole risucchiare. Questo sei tu dinanzi ai miei occhi, questa sei tu dinanzi ai miei occhi. E anche se mi costa fatica, perché vuol dire anche ammettere di aver sbagliato, ecco, riuscirò ad andare al di là di vincere anche l'orgoglio e tornare indietro, fare la strada a ritroso, perché sono giunto in un punto dove non posso andare oltre e qui le acque non si stanno aprendo, non c'è un'apertura da parte tua, io non sono un novello Mosè, non posso imporre al mare di aprirsi per farmi passare, ma neanche voglio fare l'incontro né di Scilla né di Cariddi. Di conseguenza, cosa penso di te? Penso che in questo momento siamo arrivati alla rottura. Sta per saltare tutto perché quello che è stato costruito solamente sulle chiacchiere, senza fondamenta. E una volta che mi sono avvicinato a questa torre che da lontano mi attirava tanto, ovvero una volta che sono riuscito a conoscere meglio la tua persona e la tua reale situazione, e avvicinando mi ti ho visto per le tue reali fattezze e ho capito anche ciò che c'è al di là della maschera. Ecco, osservando bene, ho guardato che questa costruzione è sbilanciata e che alla base c'è ben poco che la possa sorreggere. Di conseguenza, ho capito anche che tu con la tua arroganza cadrai e cadrai da solo e vedrai cadere tutto quello che hai costruito. E io non voglio trovarmi lì quando ciò avverrà. La tua torre è già inclinata. E questa torre potrà resistere ancora, ma non per sempre, anche perché la stai appesantendo ulteriormente, perché non hai il senso della misura e il problema è che il tuo crescere è semplicemente nell'apparenza. Quindi, invece di iniziare a scavare per ancorare il terreno, quello che potresti ancora salvare, e io ti ho anche proposto di aiutarti, ecco, tu stai continuando a sommare cose su cose, senza però sostanza e senza colonne portanti. Tutto questo qualcosa dinanzi al primo scossone cadrà e tu rimarrai comunque sotto le tue stesse macerie. Di conseguenza non sono più incline né ho desiderio di forzare e quindi di fare fatica per tirar fuori da te qualcosa di buono, perché ho capito che in realtà non hai alcuna voglia di collaborare e stai vivendo quello che noi siamo e hai anche vissuto in passato quello che io ho immaginato essere qualcosa di positivo, invece come un'imposizione. Tu hai sempre sentito la mia presenza, il mio agire come una forzatura nei tuoi confronti, quando per me avvicinarmi a te altro non ha significato se non tirar fuori coraggio, nonché una buona fede tale da dimostrarti le mie intenzioni. Mi sono sempre avvicinato con un fare sincero e ho sempre visto in te un sovrano, una persona forte, una persona in grado di gestire la propria esistenza. In realtà così non è. C'è un personaggio seduto sul suo trono che non ha capito che questa posizione sociale e posizione fisica la si deve anche guadagnare nel corso della vita. Non si può pensare di averla ricevuta solo per discendenza, perché il fatto di essere nati in questa posizione non vuol dire, scusatemi, rumori dal piano di sotto, sono terribili. Il fatto di essere nati in questa posizione non vuol dire avere anche l'animo di un re, l'animo
di un capo, il carisma di un capo. Qui c'è più che altro l'arroganza di una persona che non ha dovuto mai faticare nella vita. Ecco, io mi sono fatta forza, io mi sono fatta coraggio, io ho sempre cercato di salvaguardare la mia anima al di là delle prove difficili che ho dovuto affrontare, ho cercato di tirar fuori da te il meglio, di strapparti una promessa, e quella promessa che mi hai fatto in un momento di grazia è stata semplicemente è stato semplicemente un rumore, sono state parole al vento, e oggi mi rendo conto che effettivamente non sta seguendo nessun comportamento. Quindi cosa penso di te? Penso semplicemente che sei una persona superficiale, che sei un gran chiacchierone, che sei una persona leggera, che sei una persona che non ha i piedi per terra, che sei una persona distratta, sei un farfallone, un Don Giovanni, va di fiore in fiore, non sei assolutamente una persona coerente, tantomeno che fedele, e penso che comunque il tuo castello di carte, di sabbia, di nuvole cadrà, e ti ritroverai poi nudo dinanzi le evidenze, e dovrai rendere conto non a me, ma alle altre persone che hai intorno, perché io ho visto al di là della maschera, ma le persone che adesso ti stanno sannando, quando si renderanno conto di che personaggio hanno avuto dinanzi, ecco, diciamo che non te ne manderanno a dire. In questo momento sei ancora forte, sei ancora fermo sul tuo trono, però sappi anche che iniziano a dissolversi intorno a te le pareti e tutte le protezioni, e tutto diventa molto più visibile. Sì, potrei anche confondere con tutti i tuoi effetti speciali, potrei confondere le altre persone, le potrei distrarre a loro volta, ma quanto potrà durare? Penso di te che la vita ti metterà in contatto innanzitutto con la tua anima, perché anche tu hai un'anima, io l'ho vista nel buio dei tuoi comportamenti. Io sono stata solo un momento della tua esistenza, un pellegrino che ha incrociato il tuo cammino e che con te ha fatto un tratto del percorso, del tragitto, perché quando sono tornato non più a piedi, ma con la possibilità di aiutarti ad andare avanti e venire con me senza neppure fare fatica, ecco, tu non hai accolto questa occasione. Quindi io riprendo il mio cammino, riprendo la mia via, ti lascio al tuo destino, e sappi che nei miei pensieri rimani, perché comunque sia, io volgo il mio pensiero nella tua direzione, e so che non devo assolutamente prendermela, e non devo assolutamente rimanerci male per come mi hai trattato, perché avrò la mia giustizia. Non la chiamo vendetta, perché io non farò nulla, però so che riuscirò a vedere da qui in avanti la fine del tuo regno, e non gioirò assolutamente, però avrò la conferma che i comportamenti, ecco, chiamano conseguenze, che sono comunque frutto e figlie dell'energia con cui quei comportamenti si sono dati. Di conseguenza riprendo la mia strada, e senza rancore ti lascio lì dove sei. Un bacio.